Amici dello sportello del cittadino, siamo a Taranto, San Vito, Viale del Tramonto. Si avvicina l'estate e si pongono i problemi relativi alla sicurezza della circolazione stradale. Qui abbiamo una strada che risulta stretta, soprattutto a causa delle macchine che si mettono in doppia fila e quant'altro, e quindi andrebbe evidentemente creato il senso unico di marcia. Irene Lamanna, presidente dell'ATT, Associazione Taranto Turismo, dobbiamo garantire la sicurezza. Assolutamente sì, ovviamente come hai giustamente detto tu si avvicina la bella stagione e pertanto si avvicinano i problemi per questa martoriata Viale del Tramonto che purtroppo per un lungo tratto, nonostante le piccole dimensioni, è un doppio senso. Questo oltre a creare disagio agli automobilisti e anche ai residenti, crea un forte problema di sicurezza, perché durante l'estate il parcheggio avviene, ahimè, su entrambi i lati, nonostante i divieti, ovviamente non rispettati come da buon tarantino medio, e si crea un problema di sicurezza, perché in caso di emergenza un'ambulanza, una macchina della polizia non ha proprio l'impossibilità di accesso. Non ne parliamo, cosa succede d'estate quando purtroppo i parcheggi diventano selvaggi, quando molti cittadini si comportano in maniera ineducata, è un eufemismo, e quindi con questi parcheggi selvaggi la carreggiata si restringe al minimo e avere il doppio senso diventa veramente una follia. È assolutamente una follia ed è assolutamente improponibile, anche perché poi questi taluni cittadini che popolano la Viale del Tramonto durante l'estate creano un disagio anche ai residenti parcheggiando le loro auto di fronte all'ingresso carrabile delle ville.